Bentornati a questa nuova puntata di Tubi Gobbo. Oggi una Juve un po' scricchiolante che spreca un bellissimo vantaggio procurato da un calcio di punizione di Andrea Pirlo. Nel finale il Parma riesce a recuperare e pareggia con gol di Sansone, quindi Juve che non passa al Tardini 1-1. Iniziamo dunque questa puntata presentando l'ospite di oggi, Carmelo Velardo, dell'associazione culturale Enzo Filippone. Buongiorno Carmelo. Ciao Luca, buongiorno a tutti. Allora, Carmelo, cos'è mancata quest'oggi alla Juve? Cos'è mancato per portare a casa questi 3 punti soffiati nel finale? Secondo me oggi la Juve è andata giù di mordente, non è riuscita a crederci a sufficienza a questa vittoria, ha lavorato un po' in sordina come fa di solito quasi sempre nel primo tempo, che sembra essere, come è stato anche commentato dai giornalisti, un po' un diesel che fa un po' fatica a scaldarsi. Poi quando si scalda diventa una squadra eccitante, ma devo dire che oggi anche nel secondo tempo non è stata particolarmente brillante. Come hai detto tu, Pirlo ha portato Il vantaggio. il vantaggio alla Juventus, ma che non è stato poi capace in realtà a gestirlo, e il Parma ne ha approfittato per neutralizzare questa vittoria. Una Juve che non riesce mai a chiudere le partite quando dovrebbe, in poche parole. E come ho fatto anche notare, mentre guardavamo insieme la partita, Juve che cresce di intensità solo negli ultimi 5 minuti. Sì, sicuramente negli ultimi 5 minuti ha dato il meglio di se stessa, ha dimostrato di essere grintosa, aggressiva, ha voglia di vincere, però era solo proprio in quegli ultimi 5 minuti. Bisognerebbe che la Juve imparasse a mantenere questo stato anche durante il corso della partita, non solo nei momenti difficili, nei momenti in cui bisogna cercare a tutti i costi la vittoria. Cosa che invece ha fatto il Parma per tutta la partita, che ha fatto un pressing altissimo. Senti, Lazio vince 2-0 contro l'Atalanta, si porta a meno 3 punti dalla Juve, Lazio che incontreremo anche in semifinale di Coppa Italia. Dunque, è la Lazio la nostra antagonista sia in Coppa Italia che nella volata che porterà da qui alle prossime 18 partite allo scudetto? La Lazio è sicuramente una squadra che è molto più determinata in questo momento e sembra essere più motivata che forse la nostra Juventus. Io credo che sarà lei la vera antagonista della Juventus sotto tutti i match che si aprono in quest'anno. Ottimo, d'altronde la Lazio ha anche un giocatore che a noi servirebbe molto, non tanto come persona ma come figura là davanti, perché a noi manca quell'attaccante di peso che metta dentro e capitalizza al massimo i palloni che arrivano. Loro hanno un certo Klose che appena può colpisce. Ecco, ora che il mercato è aperto, ti aspetti che la dirigenza Juve porti un attaccante oppure dove secondo te bisogna ancora andare un po' a migliorare la squadra? Me lo auguro che la Juventus possa approfittare di questo open market che c'è in questo momento per riuscire a capitalizzare meglio il patrimonio di giocatori che è all'interno, giustamente come dicevi tu, introducendo un elemento trainante della Certo. squadra. Ascolta, sai benissimo il perché ti ho invitato quest'oggi, oltre perché sei un grandissimo tifoso della Juve, anche perché stai lavorando con l'associazione culturale Enzo Filippone alla realizzazione di un film sulla città di Settimo. Vuoi darmi un due pillole di cosa verrà fuori di questo film? Sì, grazie per avermi dato questo spazio, Luca, perché ci stiamo lavorando ormai da 2 anni nella realizzazione di un film documentario della nostra città che ha l'obiettivo, diciamo, principe, quello di ricordare l'amico e l'architetto Enzo Filippone, uno tra i più grandi architetti di Settimo Torinese, che ha lasciato delle grandi opere proprio all'interno della nostra città, fra cui l'ultima, proprio la piazza Campidoglio che ha progettato lui. Ed è proprio su questa piazza che noi abbiamo deciso di realizzare un film raccontando tutte le fasi evolutive di questa piazza fino, diciamo così, partendo dalla fabbrica Paramatti che sorgeva proprio in quella piazza. Abbiamo voluto per questo andare a ritroso, partendo dalle origini, dalla nascita dei due fondatori
giocatori, Ratti e Paramatti, e ripercorrendo piano piano tutte le fasi che li hanno portati poi a Settimo, poi alla costruzione quindi della fabbrica, alla sua chiusura e alla realizzazione quindi di quest'opera urbanistica che è una tra le migliori esempi di riqualificazione del nostro Piemonte. Certo. Senti, l'uscita di questo film è prevista per? L'uscita di questo film è prevista per questa primavera, speriamo, il target dovrebbe essere per il 29 marzo, stiamo lavorando per quella data, ci sono molte persone che stanno lavorando, molti professionisti che sono saliti a bordo di questo progetto, altamente qualificati, dalla Mao Film, che è la casa produttrice, ai registi Marco e Mauro Ferrero e a una serie di altri professionisti e ricercatori che ci stanno dando una mano nel confezionare e raccogliere i documenti. Oltre a questo film ci sarà anche una mostra realizzata insieme alla Fondazione ICM del Comune di Settimo e un libro che raccoglierà tutte le informazioni che abbiamo raccolto appunto in 2 anni di ricerche storiche. Perfetto, grazie di questo tuo racconto, mi ha emozionato perché è un po' che, come sai, io seguo anche certo dietro le quinte con te questa roba qua, per cui è veramente un piacere sentirselo sempre raccontare. Dunque, l'appuntamento è per la prossima partita di Udinese. Io ringrazio Carmelo di essere venuto e spero di riaverti presto. Grazie a te per avermi invitato. Di nulla. E un saluto a tutti, siamo comunque ancora primi, non demordiamo, il campionato è ancora lungo. Un abbraccio a tutti. Sigla.